Sono qui al Motor Show di Ginevra da 2 giorni, questo stand non è mai stato vuoto, ci sarà un motivo? Beh, si tratta forse del concept più interessante presentato, più interessante dal punto di vista tecnologico, perché forse potete immaginarlo, è un'auto che si trasforma in un drone, ma non solo. Il progetto di Airbus e di Ital Design è infatti un progetto che abbraccia la mobilità a tutto tondo, quindi non solo quella urbana ma anche quella extraurbana, perché si può utilizzare la capsula, quella che vedete alle mie spalle, montata al momento su un telaio, su una serie di dispositivi diversi. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, l'auto è realizzata tramite una capsula a 2 posti montata su un pianale con i motori elettrici e le batterie. Il drone ha un sistema di aggancio che va a prendere la capsula centrale sul tetto. All'interno dell'abitacolo non ci sono controlli, c'è solo un display. Tutto si gestisce tramite un'app. Probabilmente quando questo modello diventerà realtà, se diventerà realtà, ci sarà un sistema di controllo vocale, ci sarà l'intelligenza artificiale, insomma ci saranno interfacce molto più evolute di quelle che abbiamo oggi. La cosa interessante è che si tratta di un progetto completamente elettrico ma modulare, quindi vi dicevo prima, la capsula può essere montata su qualsiasi cosa, potete anche inserirla in un treno, potete inserirla in un piccolo motoscafo se proprio volete. Al momento il motoscafo è pura fantasia, ma chi lo sa. Il sistema di pop-up, e questo è il nome di questo concept, si basa sul ride sharing. In pratica l'app ci consiglierà il percorso migliore per arrivare a destinazione sfruttando una serie di parametri impostati, quindi se volete fare un percorso più economico, oppure se puntate, se siete di fretta e quindi volete arrivare il prima possibile a destinazione. In base a questi parametri, al traffico e al meteo, verrà poi scelto il modo di viaggiare, quindi quanto viaggiare su ruote, quanto viaggiare per aria e quanto magari viaggiare utilizzando la capsula montata su un vagone. Si tratta ovviamente di dispositivi a guida autonoma, quindi anche in questo caso, una volta che il drone sarà venuto a prenderci, la base se ne andrà per i fatti suoi a parcheggiarsi in una stazione di ricarica in modo da poter essere utilizzata da un altro utente. Con questo è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale, seguiteci su hdmotori.it, Alessio, Nicola e Simone hanno fatto un sacco di video, li trovate tutti nella playlist dedicata a Luigi Melita per HD Motori.